get to hear me now. If you get to hear me now. Buongiorno a tutti, oggi facciamo una nuova ricetta con l'insalata trevisana. Ed ora vi dico tutti gli ingredienti. È una ricetta facilissima, velocissima e buonissima. Dello speck, un spicco d'aglio, un po' di parmigiano, della trevisana, sale, pepe, formaggio asiago, si può utilizzare anche il provolone e un buon olio d'oliva. Eccoci qua. Allora, come prima cosa mettiamo un po' di olio d'oliva nella pentola, accendiamo il fuoco e poi andiamo a mettere un spicchio d'aglio che darà un buon gusto. Tagliamo la nostra pancetta, circa 100 grammi, 150, secondo quanta ne lasciamo un pochino rosolare la pancettina, così leggermente la lasciamo rosolare, passiamo un pochino e poi tagliamo la nostra trevisana. Cucinare per qualche minuto fin quando cambia un po' il colore. Chiaramente la pancetta dà un buonissimo gusto, eh? Sì. Nel frattempo prepariamo il nostro asiago a dadini. Giriamo bene, come vedete cambia subito colore e diminuisce anche rapidamente. Adesso che si è abbassato un pochino, questo lo metto da parte. Ecco, adesso che, come vedete, è diventata color marroncino. Spegniamo il fuoco. Mettiamo metà della nostra... si riduce tantissimo la trevisana, quando fate questo... lo cucinate così, si riduce tantissimo. Poi ci mettiamo del parmigiano. Parmigiano, ci mettiamo il resto sopra così, tutto bene bene bene, così. Voilà.
poi distribuiamo il nostro formaggio asiago. Si può utilizzare anche il provolone se si vuole. Io ne sto abbondando perché qui da noi il formaggio piace e visto che lo voglio fare un po' filante, ecco qua, perfetto, e ancora un pochino lì da farci fare la crosticina, così, perfetto. Adesso lo inforniamo a 200 gradi per 10 minuti, 15. Quando vedete che si è sciolto tutto il formaggio, la ricetta è pronta e poi vi farò vedere. Facilissimo, velocissimo, gustosissimo.